4-3 la vittoria contro l'Oliveirense, la partita che abbia permesso e abbia dato il via. Intanto hanno anche abbastanza a giocare, vediamo quale sarà il loro metro, perché da quello dipenderà ovviamente anche un po' l'adattarsi delle squadre alla linea arbitrale. Intanto vediamo Nacchera, il gol di Paolo Nacchera. Pablito, il cardinal Nacchera da fuori con una soluzione che non è tipicamente la sua, ma che ha trovato il varco giusto, palla nel 7, nulla da fare per Ruimento. Lodi avanti 1-0 con la conclusione che abbiamo rivisto in questo momento di Pablito Nacchera da Sanchez, perché secondo me anche il direttore di gara non era sicurissimo che fosse già a terra Lima quando ha colpito la palla. Tant'è, rigore Lodi con Ale Faccin sul punto di battuta. C'è qualche, hanno qualcosa da dirsi alcuni giocatori del Valongo e del Lodi. Intanto vediamo Ale Faccin contro Gonzalo Bento. Faccin, la respinta di Bento. Primo minuto in questo secondo tempo, dopo che ha giocato un ottimo scambolo di prima frazione, e subito clamorosa occasione Lodi con Faccin, e gran risposta ancora di Bento dall'altra parte, Grimald, e poi il tap-in di Almeida. Che inizio di secondo tempo in 13 secondi dal possibile 2-0 all'1-1 Valongo. Incredibile quanto abbiamo appena visto con Almeida che sigla il suo sesto gol in questa Champions League. L'aveva detto Pierluigi Bresciani, attenzione ad Almeida, solo perché Joao Almeida, come hai detto tu giustamente, ha dimostrato anche di saper difendere molto bene. Sì, sì, ha cambiato decisamente passo rispetto al primo tempo, e non è un caso che sia cambiata anche la prestazione del Valongo. E adesso però Davide Nadini, il panterone giallorosso, trova il gol del 2-1, il primo gol in Champions, lo meritava, nel primo tempo l'ha sfiorato tre volte. Stavolta sull'imbeccata di Morgan Antonioni, quasi allo scadere dei 45, è riuscito a bucare Bento. 2-1 Lodi. Ed è un gol che sicuramente fa esplodere il Pala Castellotti e dà morale alla squadra lodigiana. Eccolo qui il passaggio di Morgan Antonioni per all'avanzata da parte di Lima, che arriva fino alla conclusione, non inquadra lo specchio della porta. Fantozzi da parte del gran velocità, c'è il gol di Andrea Fantozzi, 3-1 per il Lodi, 12 minuti e 33 secondi. Ha fatto tutto da solo Fantomas, ha preso palla sulla tre quarti, è arrivato sulla tre quarti opposta e poi ha scaricato una conclusione che si è insaccata a fil di palo e non ha lasciato scampo stavolta a Gonzalo Bento. 3-1 Lodi, se il gol del 2-1 era stato importante perché è arrivato nel miglior momento del Valongo. Siamo dopo 13 secondi nel secondo tempo, momentaneo 1-1, parte Almeida contro Valentin Grimaldi, ancora Almeida, la spinta di Valentin Grimaldi che allontana la pallina. Vediamo Carlitos Ramos che esce, la spara lui fuori. Parte Fantozzi, palo, la riprende ancora il 54, Bento chiude e poi arrivano in due a stopparlo. Si resta dunque 3-1, palo di Andrea Fantozzi sulla bene palla il Lodi, prendendosi gli applausi scroscianti del Pala Castellotti. Suona la sirena tra 4 secondi con Nahera che se la palleggia, perché oramai non c'è più niente da dire. Lodi batte Valongo 3-1 e conquista la seconda vittoria consecutiva in Champions, una vittoria fondamentale, perché se così finisse in Portogallo in questo momento con l'Oliveirense avanti 2-0 sul Saint-Omer, vorrebbe dire che il Lodi andrebbe in Francia con 2 risultati su 3.